Amore mio, dammi un bacio, ti prego. E va bene, tesoro, sei la mia vita. Ti rendi conto che ti amo con tutta l'anima? Ma dai, non essere esagerato. Dico la verità. Hai una ferita nell'anima, vero? Ah, fa bene piangere, sta tranquilla. Se vuoi, piango anch'io con te. Mar, solo un piccolo bacio. Sono molto triste in questo periodo, sai? Sì, che lo sai. Ti amo, Mar. Ti amo, ti amo. Lo stesso è accaduto col mio signore. E questo ha fatto tornare l'anima di nuovo nel mio corpo. Ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Si dice così quando hai avuto un grande spavento o qualche perdita terribile. Sì, è come se l'anima se ne andasse dal corpo per poi ritornare. Questo è accaduto con Tiago, sicuramente. Ci ha fatto spaventare tanto, ma è tornato e tutto è finito. Tiago sta male, Giustina. E Juan Cruz non gli darà mai scampo. Gli ha rovinato la vita ormai. No, tesoro mio. Questo Juan Cruz non riuscirà a fare nulla con l'anima di Tiago. Non ci è riuscito con me, che ero cattiva e lo sai bene. Ma il tuo amore è un angelo. Sì, bravi! Evviva Valentiano! Evviva! Sì! Tu lo ami davvero. Con tutta la mia anima. Ah, lo vedi? È tornata l'anima nel corpo. Forza, ragazza. Oggi abbiamo lezione di tango milonga e valzer milonghero. Ti aspetto, ok? Su, non fare quella faccia. Reagisci. A dopo. La nostra anima è così fragile che al primo ostacolo ci abbandona. La nominiamo continuamente. Ti amo con tutta l'anima, ho un dolore nell'anima. Ma poi che cos'è l'anima? Non conosco nessuno che abbia visto un'anima. Eppure tutti parlano dell'anima. Stai bene, finito, basta, mangi poco. Grazie. Devi sforzarti. No, di nulla. Ti lascio solo così, dormi e riposi. Spengo la luce. Una persona senza anima è qualcuno che non ha un'anima o qualcuno che ha un'anima oscura. Tieni. Grazie. Basta. Calmati. Ho bisogno di te. E io ci sono. Sono qui con te. Ma non come prima. Non facciamoci ancora del male. In certe occasioni diciamo di avere l'anima ferita. Ma come si può ferire l'anima? Se l'anima è come l'aria, come si può curare? C'è anche l'anima pura. Colei che dà un senso a tutto, che guida gli altri verso una direzione giusta. Ehi, tranquilla. Le tue visioni mostrano un possibile futuro, ma ci sono mille altre spiegazioni. Ho visto la lapide di Tiago. Quante altre spiegazioni ci saranno? Quante? Sai, cielo, le sue visioni si realizzano. Ascolta. Le tue visioni mostrano delle cose, ma non sappiamo ancora che cosa siano. Ti chiedo per favore di non dire nulla a nessuno. Tantomeno a Tiago o a Mar. L'anima però si fa sentire e la senti nel petto. Forza! Bene! Mamma, si tanto ti anerido, perché te niegas al olvido, perché prefieres llorarlo que has perdido.
buscarlo schiascherido, llamarlo che murió. Si dice anima in pena quando qualcuno non trova pace. L'anima della festa è colui che coinvolge tutti. L'anima gemella è quell'amore che appartiene solo a te e a nessun altro. Cos'è l'anima? Così fragile che al minimo dolore soffre e se ne va dal corpo. Io ti amo, credimi amore, è un amore vero, un vero amore. Sei davvero disordinato, Luca. Non puoi più mentire, a che serve una bugia se ci amiamo? Io ti adoro, è la verità, sì. Ma, ah bene, che cos'è questo? Cosa? Tefi! Sì? Luca! Ciao, come stai? Bene. Bene, sì. Sì. Mi hai tinto i vestiti? Sì, sai perché? Perché è successo che mi è caduto un pochino di smalto sui miei. Allora ho pensato di reinventare anche il tuo look. Li ho tinti come i miei, così abbiamo una cosa in comune. Certo, bellissimo. Sì, sono uguali. Vero? Sì. Sì. Tutto bene? Tutto bene. Fantastico. Indossali, starei benissimo. Ok, certo, ora li metto. Ciao. Ci vediamo dopo. Certo, sì. Questa maglietta è un mio regalo. Ma cosa c'entra? Non mi piace lo stesso. Non mi piace. E poi non mi piace proprio il viola. Credo che ti faccia male saltare le lezioni. Perché non te ne torni subito in classe? Non posso, stanno disinfestando la scuola. E allora va a fare un giro fuori e lascia perdere il mio armadio, Tefi. Ah, ma guarda. No, non fare così, ma ti prego. Sì, come no? Adesso che cosa vuoi fare? Dai, che mi interessa se mi si rovina la maglietta? Adesso è mia. Cattivissimo. Ecco, mi sta anche bene, guarda, eccola. No. Mua. Questo è il mio colore preferito. No. La mia maglietta nera preferita che mi calza a pennello, spettacolare. Non rovinarla. Ecco il tuo regalo, lo metto qui. Guarda com'è bella, viola, un bel colore, elegantissimo, davvero. Ciao. Mua. E poi ho pensato, meglio le camelie o i narcisi? Non lo so, per me è lo stesso, va bene tutto. Meno le ortensie, che si dice portino sfortuna. Ed io ne ho già avuta abbastanza. Stai dormendo? Hai davvero un sonno pesante, caro il mio Salvador, eh? Cos'è successo? Poi l'ultima cosa da risolvere è la musica d'entrata. Sai, ho pensato alla marcia di Mendelssohn, anche se mi fa andare giù il morale. Così si sposavano le nostre nonne, no, mi sembra appropriata. Quindi ho pensato, dato che Ciro è un marinaio, quale migliore entrata della musica di Braccio di Ferro? La musica, voglio solo la melodia, non le parole. Non è che entra dicendo sono Braccio di Ferro il marinaio. Si deve accennare soltanto alla melodia, nient'altro. Allora dimmi, che te ne pare? Eh? Salvador, perché continuo a parlarti se non mi stai ascoltando? Stai dormendo come un ghiro. Ho capito, ti lascio dormire tranquillo e me ne vado di là. Continua a dormire, sta molto meglio, almeno sembra. Sì? Sì. Sì, ma bisogna comunque controllarlo sempre, è ancora debole. Bisogna ricoverarlo, portarlo in una clinica, vero? Il suo corpo non è un problema. La sua anima è un problema. Juan Cruz lo ha indebolito, è per questo che si è ammalato. Vuole fare la stessa cosa a Tiago? Sì, questo è il suo sporco piano. Vuole che commetta un crimine per rubargli l'anima. No. Comunque non ci riuscirà. Tiago è una persona molto nobile e noi lo proteggeremo. Sì, certo, hai ragione. Deve fare una vita tranquilla e normale, come se nulla lo turbasse. Questo distoglierà Juan Cruz. Normale come, ad esempio, invitare Salvador al mio matrimonio come se nulla fosse successo, o cose del genere. A proposito di matrimonio, raccontami come vanno i preparativi. Bene, davvero bene, ma sono stanca, avrei bisogno di un organizzatore di matrimoni. Ti andrebbe di aiutarmi nei preparativi? Ma certo! Davvero? Dai, bene, ti do gli indirizzi tutto, degli invitati. Che bello, mi piace! Qual è il piano? Affinché Tiago perda la sua anima definitivamente, deve commettere un altro crimine. E questo crimine lo deve commettere fuori dalla casa. Vuole vendicarsi? Io gli darò questa possibilità. E in questo modo riuscirò finalmente a rubargli l'anima. Il tag!
piango coinvolge l'anima dal profondo. È il grido oscuro della periferia. L'uomo e la donna ballando si stringono forte mentre la musica avvolge la loro anima, ok? C'è atmosfera. La chitarra si commuove. Ragazzi, mi state ascoltando? No. Perché gli altri non sono venuti se erano liberi? Perché la tua lezione è insopportabile. È una noia, ecco. Ascoltami, ragazzino sfacciato. Cerca di rispettare la cultura degli altri, signorino. Giustina ha ragione, adesso basta. Grazie, cara. Per favore, aiutami a inculcargli un po' la passione per il tango. Sì, ecco, a me piace l'idea, ma ammetto che proporrei cose più allegre, sai, un po' più vivaci. Vuoi metterci in difficoltà per questo? Cosa? Sorvoliamo, perché non balliamo una bella milonga? Che ve ne pare? Eh? Milonga! Ah! Mi piace la milonga! Finalmente! Sì, forza. Su, così! Luca, cosa farei per un sandwich al formaggio? Non posso crederci! Pensavo questo desiderio e si è avverato! Che buono! Ma no, aspetta, ascoltami, io adoro i cruciverba, te lo rubo un secondo. Questo sì che è forte. Perché non cambiamo musica? Questa non mi piace, è una lagna. Ma che vorresti fare? Andare da qualche parte? Assolutamente no, uscire di casa, no, no, sei pazzo. Perché no? Perché c'è molto sole e fa molto caldo e è meglio che tu non esca. No, no, non preoccuparti, altrimenti mi fai soffrire. Non devi soffrire, non intristirti per me, perché io ne morirei e non è il caso, non è giusto, non mi piace neanche il pensiero. Ehi, basta chiacchierare, balla! Non siamo mica in un rodeo qui. Si era scatenata. Sì. Fa attenzione a come tratti la mia dama, eh? Sì, lei giusto. Balla molto bene. Ma stavo scherzando, tesoro. Cambiamo le coppie. Con chi ballo? Con chi ballo? Non mi lascerete da sola? Adesso che bella milonga che abbiamo fatto, vero? Sì, forse mi stai prendendo in giro? Non è giusto, sai. Non è giusto. Una puntata imperdibile, cari amici telespettatori. No! Sono ascolta, caro, questo canale lo vedo sempre. È davvero fantastico questo programma. Ma quest'altro è di sicuro superiore, perché l'altro lo vedono tutti, anche i bambini. Questo è per i grandi, no? Non ti sembra favoloso? Allora? No, questo è imperdibile. Cosa? Ma... No, 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 ma stai scherzando? Anche io mangio sempre una mela per digerire il sandwich. Non mi sembra vero, abbiamo le stesse abitudini. No, mangio una mela solo perché ne ho voglia. Ho fame e mangio una mela. Sono stanco, adesso me ne vado. Basta. Ora gira, gira. Amore, stai bene? Conga, conga, continua la milonga, vero? Ma non va bene. Ma di che cosa parli? Che balliamo una milonga, solo questo, stiamo sbagliando tutto. Che ti succede? Perché dici così? Lo vuoi sapere? Mi ascolti? Tiago, certo. Sta per morire, è l'unica cosa che sai fare è ballare. Che succede? Dammi la mano, andiamo. Dove? Vieni con me, mano. Lasciami! Non reagire così e stammi a sentire. Oh, Melody, scusami, stai bene? Sì. Non ti sei fatta nulla, sicura? No, 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 comunque stavamo per baciarci, vero? Sì, sì, ma è meglio di no.
No, 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 hai ragione. Che ho fatto? Che stupido. Ti ho già sopportata abbastanza. Jasmine ha avuto una visione e tu pensi come sempre alle cose inutili. Ballando difficilmente salveremo Tiago. Certo, ma dicendogli che morirà ancora meno. Ma la mia intenzione è proteggerlo. Suggestionandolo non otterremo nulla. E mentendogli sì. Jasmine ha visioni e non sono stupidaggini, bisogna fare qualcosa. Jasmine ha le visioni. Ma non significa che le cose che vede indichino sempre un pericolo. No, no, è chiaro. Hai ragione. Vedere una lapide non è pericoloso. La visione su Nico non lo era. Quella su tuo figlio nemmeno, vero? Nessuna visione. Senti, è pericolosa. Mar, siediti qui. Le visioni che ha Jasmine sono un mistero. Ma questo non significa che siano sempre negative. Stai mentendo, è così? La cosa che è successa a Nico l'ha spaventata. Ma lei non ha visto che in realtà Nico stava proteggendo Tiago. E Nico, ovunque si trovi, non sta male. Anzi, al contrario. E il tuo incidente è stato positivo? Ti mostrerò qualcosa. Il giorno che Franca mi portò in macchina e io ebbi l'incidente e perdetti il bambino, Jasmine ebbe una visione. E in questa visione vedeva la macchinetta di Rama scattare tante foto. Ma non so che succede, fa le foto da sola. No! Forse la visione di Jasmine significa qualcosa. Mi sono detta, e allora ho fatto stappare le foto. E guarda cosa ho trovato. Che cosa c'è di strano? È il riflesso del sole? Il giorno che Nico è andato via, andammo a fare un giro in mongolfiera. Fu un giorno incredibile, un giorno magico. E facemmo delle foto. Guardale pure. Cos'è questa luce? Il giorno dell'incidente, Mar, l'anima della mia bambina uscì dal mio corpo. E quando mi sono salvata è rientrata. Questo vuol dire che Jasmine non vide il pericolo, ma il miracolo. No, non capisco che significa questa luce. Qualcosa di meraviglioso. Che mia figlia è speciale. Ti confesso che pensavo di non piacerti affatto. Sì, anch'io. Ma per fortuna non è così. Tesoro, non esagerare, non disturbarci, sapevi bene che noi... Quindi lei sapeva che io e te... Ma che mi importa di voi? Ascolta, è finita per sempre con Luca, ho bisogno di te, Melody. No, ora sto con Simone, non posso, non è il momento, cosa scusami. Cosa dici? Ma non ci posso credere! Invece di correre subito a consolarmi come una buona amica, pensi alla tua felicità, sei cattiva! Sarai ma... più un'amica! Rifletti, tu hai fatto lo stesso con me? Lo fai per dispetto. Melody, se vuoi va pure con lei, non fa niente. No, tu vieni con me, Simone. Lasciamo qui questa mocciosa, ciao. Resto sempre sola. Aleli, vieni tesoro, vieni. Non sai quello che mi è successo. No, ora vado a fare il pop con Luca. Con Luca, vengo anch'io. Lascialo in pace, mocciosa. Sto malissimo. Sto male perché io non l'ho mai reso felice, ho sbagliato sempre, sono stata pessima come fidanzata e come tutto. Tranquilla, Mar, basta, non esagerare. Un disastro. Non esagerare. Tiago non morirà. Ciao, amore mio. Ciao, ti amo. Perché siete scappate? Per te. Per...
perché sei una catastrofe nel tango. E poi avevo di meglio da fare. Cioè, un gioco che si chiama Realizzando il desiderio altrui. Dimmi cosa desideri, qualunque cosa, faccio tutto quello che vuoi. Quello che voglio? Sì, giochiamo. Bene, dopo giocheremo, dopo, eh? E Salvador? È di là con Malvina, vado a vedere. Mar, rinuncia a ballare il tango, non è per te. Vedi, neanche tu sei tanto brava. No, sei dolcissimo, amore mio. E perché tanto amore? Sei una persona speciale, dai sempre molto e non chiedi niente in cambio. Però oggi è diverso, chiedi quello che vuoi, che desideri. Vuoi il tuo piatto preferito, vuoi che ti faccia le cotolette? Te le cucino subito. Ma non c'è bisogno, come davvero? Non c'è bisogno? Sì, è necessario, è gravissimo che tu non abbia mai un desiderio. Vuoi che ti faccia le cotolette? Te le faccio subito. No, Mar, non è così grave. Ma sì che lo è, vuoi che ti faccia un massaggio? Sì. Bene, dai, perché ti vedo molto stressato. Aspetta, aspetta, che inizia la bestia pop. Che importa della bestia pop? Bene, togli la maglietta. Oggi metteremo a nudo l'anima dei nostri ragazzi, dei nostri finalisti. E per questo volete sapere che succederà? È una sorpresa. Loro non sanno niente. Abbiamo una persona alleata. Salve. Ciao! Preparatevi a vedere i vostri idoli. Entriamo? Dimmi una cosa, piccola. Hai avuto un'altra delle tue visioni? No, Tacio, no. Lasciami sola, per favore. Non è successo niente. Va fuori. Meglio sola che male accompagnata. Sì, vai, vai. Ma perché ciao, devo Tacio. Andare via? Ciao. Dimmi perché. Che succede? Jasmine mi sta nascondendo qualcosa. Forse sarà sulle sue visioni. Basta con le solite lamentele. Volevate qualcosa di più allegro e moderno? Eccomi serviti, ragazzi. Allora, Rama, sei pronto? Non così. Aspetta, così. Così va bene. No, aspetta. Forza! Amico, ti stimo tanto. Io ti auguro il meglio, amico. Amico, dimentica i miei problemi, perché ti ho già perdonato. Andiamo! Tocca a voi! Uno, due, tre, ai! A te. Scusami. Amico, non devi sentirti in colpa, è quello che vuoi. Tranquillo. Vuole farti arrabbiare, però sei forte come un leone. Un leone. Si sentono molto forti, sempre pronti a comandare ad ottenere. No, cari signori, questa volta la musica è cambiata. Ma io non voglio tornare con quella biondina. Bravo, così si fa, fratello. Altro che milonga. E se ti farai desiderare, otterrai quello che vuoi, leone. E lei ti riempirà di baci. No, e calma, anche calma, Rama, sì, okay? Valeria ti tratta come un cane al guinzaglio. Sicuro. Io non voglio essere il suo cane al guinzaglio. Ah, allora comincia a vestirti come vuoi senza obbedire ai suoi ordini. Dico bene, amica? E pensare che io mi sono messa a dieta per Nacho. Andiamo a cercarli. No. Ehi! Comprami una minigonna! Devi comprarmi delle salsicce! E se non volessi, che fai? Tu sei quello della bestia. Siamo in diretta! Stiamo mettendo a nudo l'anima dei finalisti. Di qualcosa, voglio sapere della tua visione. Apri le orecchie, ragazzino, te la dico. Ascolta, tu eri in ginocchio pregandomi di tornare indietro, che ti piaccia o meno. No, questa è solo una tua fantasia. Adesso io me ne vado. Tu non puoi andartene. Facciamo come nel tango, che l'uomo guida la donna, ok? Ti seguo. Volevo soltanto dimostrare che dipendi da me, niente di più, io... Siamo entrati nel vivo della trasmissione. Continuate, forza! Quei due litigano come al solito, ma alla fine fanno pace come sempre. Seguimi con la camera. Oh, guarda te, questo programma è bellissimo. Sono contenta che voi siate qui. Lasciate che adesso vi presenti il mio ragazzo, che bellissimo, è un esperto, un super esperto di hip hop. Ciao Luca, sì. Eccomi qui, siamo fidanzati, ragazza, non te lo ricordi? Che cosa ci fai qui, Tefi? Ah, che dolce, mi lancia la frase per farmi fare la rima, nonno. Che faccio qua? Sì. Tu mi domandi, io ti rispondo, sto registrando, yeah! Cosa? La bestia pop vuole presentare una bella coppia spettacolare. Ragazzi, non siamo una bella coppia? Non ti sopporto più! No, basta! Sono basta. Io che non ti sopporto più! Ah, questo è un giochetto che facciamo tra di noi. Prima io lo odio, poi mi odia lui. È così che
carino. Mi piace. Basta, ragazzina. Ragazzina sarai tu, ma guarda. Anche questo è un gioco che facciamo tra di noi. Io ti odio di più. È per passare il tempo e nient'altro. Può bastare, vero? Prendi. Seguimi. Me ne vado. Melody, ho bisogno del tuo aiuto. Tesoro, non puoi cavartela da sola? Abbandoni la tua migliore amica. Lei non ha detto questo, Teffy. Mi stai dando della bugiarda. Sì, Teffy, no. Ti sta dando della bugiarda. Va bene, no, non volevo. Questa mi mancava. Mi trattate come una nemica, che delusione. Avete ripreso tutto. Basta, non riprendete più, per favore. Ragazzi, ragazzi. Nella cucina c'è un vero spettacolo. Aspetta, aspetta. In cucina, andiamo. Di profilo. Vengo meglio di profilo. Molto meglio. Ciao. Col mar con tu bandera, e non per nome fu a pari con Puente Alfina. Poi te compadre del gavioni della mina, e attacco modo del baccani la pevesa. Volvo su scelta, canarrui mi chiamò. Mi hai detto che non aveva senso lottare contro un neonato. Che succede con il figlio di Sia Lenico? Lui è l'unico che può annientarmi. Un neonato? Non capiresti, non è così facile. E come fai ad essere così sicuro che non scopriranno che non sei lì da loro? Primo, come fanno a sapere che non sono lì? Secondo, Cielo è un'anima buona, come la milonga nel tango. Sono certo che lei non sa leggere l'oscurità. È questa la sua debolezza. Ciao, Giustina. Che succede? Sono andata in una piazza per ballare la milonga perché ho voglia di imparare bene tutti i movimenti. Salvador! Sì, che succede a Salvador? Salvador è qui con Franca, lo vedo! No, Giustina, Salvador è qui con me. Non è possibile. È con te e anche qui con Franca. Ci metterei tutte e due le mani sul fuoco. Nella cotoletta si mette il prezzemolo. Ci metto anche la noce moscata, sì? Sì, la cerco subito. Ciao, tutto bene? Sì, è un caos la cucina, vero? No, tranquillo, ci piace mostrarvi al naturale. Sì, come faccio a mostrarmi al naturale quando... La cipolla, ragazzi, mi serve la cipolla. La cipolla? La cotoletta non si fa con la cipolla, ma... No, è vero, no. Bene, come certi massaggi... I messaggi non si lanciano così a caso in TV. Questo lo chiarisco perché lo vedrete presto. Gli stavo solo facendo un massaggio. Nulla, non importa, Mar. Non importa? Guarda che se insisti io non ho problemi, davvero. Ma che ti succede oggi? Allora, continui. No, lasciami fare. Lasciami cucinare, mi piace. Ma allora rompi le uova, vuoi rompere le uova? Rompi le uova, allora. Ragazzi, è dolcissimo. Io non sono brava perché non gli cucino mai qualcosa di buono. Però d'ora in poi cucinerò sempre. Beh, sempre, forse è esagerato. Esaudirò i suoi desideri per renderlo felice. Facci un esempio. Come? Beh, lui vuole conoscere... come si chiama? Uma Thurman. Lui vuole conoscere Uma Thurman. E non so se qualcuno ci può dare una mano anche per far riunire i police. Lui ha solo due desideri, credetemi, ragazzi. 20 minuti e tutto sarà tranquillo. Non so se qualcuno può darmi una mano, davvero. Gli sarei molto grata. Sì, è una ragazza simpaticissima, lei. No, non sto scherzando, Tiago. Tu sei infatti... Cosa? Devo fare una confessione. Voglio sposarmi con lui. Cielo,
Jasmine ha avuto un'altra visione. Che non mi sposo, eh? Ha visto questo? Non mi sposo no, più no, di Mila non Kipa. Ha visto questo. Non importa, Tacio, ho molto da fare no, adesso. No, quello che devo dirti mi sembra molto importante. Far vuole sposare Tiago. In televisione. Cosa? Che significa il matrimonio in televisione? Che dici? Non capisco. E poi, che cosa fanno? È il programma, è la bestia pop. Che cosa? Sì, sono in diretta, qui, è fantastico. Ah. Stai tranquilli, non sono impazzita. Aspetti un bambino? Ma cosa dici? Non scherzare. Vorrei che tu fossi il padre dei miei figli, davvero. Ma non sono in dolce attesa. Questo lo chiarisco a loro. Dora è terremoto. Basta chiamare, per favore. Amore, se non vuoi sposarti ancora, va tutto bene. Io aspetto. E ti comporterai come Tacio con Jasmine? Si è comportato male il biondino? Sì, ma come dice un vecchio tango, anima che cammini in pena. Lui viene da me supplicando e piangendo. Vuole tornare con gli occhi in lacrime. Che dolce, che bello. Amore mio, ascoltami, se non ti vuoi sposare io non ho nessuna fretta, andrà tutto bene. Amore, anche per me è lo stesso, ascoltami bene, io non voglio angosciarti, prenditi il che tuo tempo. Ti stai arrendendo? Tu dici? Pensi che mi stia umiliando? Sì. Potreste andarvene, perché queste cose allora, sono un direi pochino di sì, private. Ammar. Oh no, tu puoi fare quello che vuoi, se vuoi dirmi di no ti perdono, tranquillo. Bene, c'è tempo, vero? Dico, non morirò mica ora. No, scusami, ma questa non è una risposta. Che volete da me? Andate, andate via, via. Tutto, tutto dovete registrare. Potreste anche fermarvi, giusto? Andatevene, ciao, ciao. Devo uscire. No, aspetta, dove vai? No, perché te ne vai così? Niente, stavo andando a lavarmi i denti, ma... No, non hai ancora mangiato, rimani con me, per favore. Dai, Mar, ma che ti succede? Oggi sembri matta, non mi succederà niente. Calmati, ok? Vai, grazie. Vai, Tiago, me ne occupo io. Mar, grazie. lascialo andare. Ciao. Ehi, vieni qui. Stammi a sentire. Tiago non può morire. E se succedesse di peggio? Se Juan Cruz volesse rubare la sua anima? Io confido in Tiago, però... La verità è che lo sento molto debole. E Salvador? Perché non lo lasciano in pace? Per quello che ne so io, sappi che Salvador potrà riposare presto in pace. Ora, non so chi hai visto, ma lui non era qui. Prendi. È tua. A me non servirà mai più. Potevo usarla per trattenere il mio signore. Avrei fatto qualsiasi cosa. So che non sei stata tu, Franca. So che lui ti obbliga ad essere sua complice. Credimi. Ascoltami. A me è successa la stessa cosa. Hai amato Juan Cruz, vero? Credevi che fosse la tua anima gemella. Che fai, Giustina? Mi vuoi convertire? Svegliati, Franca. Tu stai diventando quello che una volta ero io. Non sogni di avere dei bambini. Non sogni di avere anche tu una vita normale, una bella famiglia. Non nutri la speranza che tutto questo finisca. E che lui cambi. Scommetto che tu sei molto, molto spaventata e temi di perdere il suo amore. Un amore che vive solo di menzogne. Io lo so che cosa provi per Luca. Quanto hai sofferto per lui, lo so. Guardami negli occhi. Franca, se adesso riesci a sentirmi, significa che la tua anima non si è totalmente persa. Però ritrovarla dipende da te. Soltanto da te.
un'anima ferita è come un fiore. Se non ne hai cura, appassisce. Si secca. Io sento che con Tiago... Non lo so, sento che Tiago è come... l'acqua che mi scivola via dalle mani, capito? Non so come spiegartelo. Questo mi fa stare male perché non so come afferrarlo, non so come proteggerlo. E soprattutto sento che il dolore mi sta consumando. Posso? So bene che ti senti in colpa, vattene. Non voglio la tua pietà. Se non vuoi frequentarmi, fa pure, Luca. Eh? No, ho anch'io il panino solo per caso. Ascolta, ci piacciono le stesse cose. Visto, ma è meglio non forzare le cose, meglio le sorprese. Tesoro, spesso mi succede che... Cosa? Io so che sono pesante, ma è solo perché ti amo. Io vorrei che fossi la mia anima gemella. Anche io ti amo. E vorrei che fossi la mia anima gemella. Ma non credo che ci sia il bisogno di essere identici ad ogni costo e avere gli stessi gusti. Mi pare che le anime gemelle si completino. È per questo che sono diverse. Il bello sta proprio nella varietà, giusto? A me non piace mangiare spaghetti tutti i giorni. Bene, io cucino gli spaghetti, ma se a te va qualcos'altro te lo cucinerò. No, cercherò di abituarmi al tuo menù, sta tranquilla. Preferisci un panino con la salsiccia? No, non tutti i giorni, però, no. Questo accade alle anime gemelle, no? Quando un'anima è in difficoltà, l'altra è pronta a soccorrerla. Dovrebbe essere che se un'anima soffre per un grande dolore, c'è l'altra anima che la rincuora. Sono come due anime in un solo corpo, no? Ma tu lo stai aiutando, Mar. E se non bastasse? E se lo facessi male, che succederebbe se la sua anima si distruggesse contro un ostacolo? Che succede? Tu cosa pensi di me? Tu cosa credi che io pensi? Non lo so quello che pensano tutti. Che sono una ragazzina, che sono isterica, che sono viziata e stupida. Ma no. Tutto quello che avrai già sentito. Non penso a questo quando ti vedo. Io vedo dentro di te. Sì, lo so che non mi credi, ma è così. E che cosa vedi? Il bene. Vedo che sei speciale, che soffri molto, che la tua anima non è serena. Vedo come sei fatta, questo vedo. E mi piacerebbe scoprirti fino in fondo. L'anima. Mi piacerebbe conoscerti meglio e fare qualcosa per te. Curare l'anima è più difficile che curare il corpo. L'anima è più fragile del corpo. Una parola, un silenzio, una scintilla. Basta veramente poco per ferire l'anima. Non capisco. Salvatore è un'altra volta con Franca e tu sei qui senza preoccuparti. Dimentica questo, Giustina. Come dimentica questo, Giustina? Ascolta, se Salvador non è qui, non possiamo salvare Salvador. Salvador sarà il suo primo salvatore. Ora vieni, siediti. Raccontami che è successo con Franca. Oh, bene, sono stata molto decisa, ma ho dovuto controllarmi molto, altrimenti l'avrei presa a morsi. Come ti sei sentita? Leggera. Molto più leggera. Non posso dirti che ho l'anima libera da colpe e rimorsi, perché non è così.
Hai già pagato le tue colpe, Giustina. Ciò nonostante ho ancora un bel po' di debiti da saldare. Ma è tempo che badi un po' alla mia anima, non credi? Tu credi? Dimmelo tu. Tu che hai quello specchio magico che mostra l'anima della gente, guarda com'è la mia adesso. Se continua ad essere oscura o se il mio destino è un po' cambiato. Bene. Vediamo subito. Che vedi? Allora, non ti dirò che hai l'anima di mille colori, ma forse sarà più bianca. Tu che vedi? Hai compiuto la tua missione, ragazza. Noi due abbiamo compiuto la missione. Anche tu hai fatto la tua parte, davvero. Tu e i ragazzi mi avete dato questa opportunità. Te la sei guadagnata. Hai meritato la fiducia. So che l'amore è essenziale per l'anima. Io so che l'amore è l'unica salvezza. Però la mancanza d'amore può uccidere. Ma a Tiago non manca l'amore. Però gli è mancato. Mi è mancato perché la mamma l'ha abbandonato. Bart ha rovinato la sua vita e c'è stato quell'incidente. Ovviamente lui non è colpevole, lo sappiamo tutti, però lui si sente colpevole. Questa è una ferita, Jasmine, che sempre, sempre si riaprirà. La sua anima non è in pace. E questo è il pericolo. Juan Cruz vuole che Tiago perda la sua anima. E come si cura qualcosa di così fragile come un'anima? Ciao, figlio. Alla fine mi hai trovato. Sei sicuro che questo abbia un grande raggio? È un perlustratore a grande distanza. Questo è per seguire il segnale. Ma a che serve se sta fermo a letto? Per prevenzione, ok? Che sia il nostro segreto. Vai. Okay. Molto bene, figliolo. Ammetto che sei stato molto furbo. Certo non furbo come tuo padre. Perché non hai pensato che volevo che mi incontrassi? Ero qui ad aspettarti. Aspettavo che venissi a cercarmi. Dai. Uccidimi. No, mi ucciderai tu. So che vuoi farlo, Tiago. Muori dalla voglia di vendicarti della morte di Bart. Su, dai. Forza, sparami. Che succede? Hai paura? Sai, non è difficile. Lo hai già fatto con Bart. Perché non ne approfitti? Approfittane, uccidi tuo padre in questo momento. Con un colpo uccidi la mia anima. La tua anima non esiste. Sei un ridicolo buco nero. Ah, ragazzo, dovresti imparare a guardare le sfumature di grigio. Io non ho preso nulla da te. Tu sei malato. Lascia in pace Salvador. Salvador? Se ancora tu non lo sapessi, sta morendo. Non c'è salvezza. Io posso vivere in lui con la sua sofferenza, ma tu puoi liberarlo da questa tortura. Su, uccidimi. Sei solo un verme. Tu sei l'unico essere che può uccidermi. Devi farlo per te. Devi farlo per i tuoi amici. Forza, uccidimi. Che succede? No. Che succede? Adesso hai paura? Non è così difficile. Forza! Uccidimi! Finirai per impazzire e per soffrire. La colpa ti assalirà vedendo il tuo amico morire di dolore. Uccidimi! Su, uccidimi! Tocca a te, figliolo! No! Spara! Vorrei solo poter abbracciare la sua anima e proteggerla dal male, perché la sua anima è anche la mia.
nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer quisiste.